Questo guscio ha una funzione straordinaria, perché penso veramente che la possibilità di riconoscere se stessi, di sapere che si è da qualche parte, che si esiste da qualche parte, la coscienza di esistere, la coscienza che si sta osservando qualcosa, sia un dono preziosissimo, anche se ha un suo prezzo. Ha un suo prezzo perché potete ben immaginare che quando il padre crea l'universo, sia una parte di Dio, sia una parte divina, sia una parte del Padre, non può non essere così. Se vogliamo immaginare come la creazione funziona, certo è difficile vedere un essere che prende della materia che è al di fuori di lui, perché altrimenti si potrebbe cominciare a pensare, sì, ma allora se c'è qualcosa al di fuori di lui, chi ha fatto quell'altra roba? Insomma, vabbè, sono discorsi infantili se volete, però a volte funzionano di più dei discorsi complicati. Quindi possiamo ben immaginare che questo essere, ammesso che sia chiaramente per noi esseri umani, è una figura antropomorfa, è una figura che ci assomiglia, però d'altra parte è importante trovare dei punti di riferimento. Quindi possiamo immaginare questo essere che prende da sé, dalla sostanza, la riempie comunque di un impulso, quello che la Bibbia dice soffiò sulla materia. Perché no? Perché no? E questo soffio è comunque l'anelito di vita che ci accompagna. Beh, in quel momento è difficile stabilire per la parte creata, metti che il padre faccia una statuetta di argilla, che ne so, che tiri fuori l'argilla da sé e che poi soffi in questa argilla e questa argilla cominci a muoversi. Beh, sicuramente se immaginiamo che noi siamo dentro, ognuno di noi è dentro quella statuetta d'argilla, perché no? Benedetta, dove sei? Sono lì dentro la statuetta d'argilla. Allora, questa statuetta d'argilla guarda e dice: io sono Benedetta, non ha né capo né coda, non c'è la possibilità, non c'è niente, non c'è nessun termine di riferimento. Ci vogliono dei termini di paragone per definire se stessi, altrimenti. E tutte le definizioni che noi attacchiamo al guscio sono in ogni caso qualcosa che sembrano differenziarci dagli altri. Ma non è così, la realtà non è così. Se noi siamo fatti della sostanza del padre, siamo il padre in qualche modo. Allora, se noi pensiamo di essere come è la realtà, fatti dalla sostanza del Padre, non riusciamo a concepire, perlomeno io non riesco a concepire di essere distante da questo. Per potermi distanziare dal mio Creatore, devo possedere un io, devo possedere qualche cosa che mi permette di osservare l'altro. Se dovessi immaginare che fossi io con la statuetta d'argilla, il Padre mi soffia addosso, e immagino di aprire gli occhi e cosa vedrei? Vedrei, non riuscirei a distinguere tra ciò che io sono e tra ciò che è il mondo esterno, assolutamente. Perché vedrei un albero, immaginiamo che nello stesso istante che crea la mia forma d'argilla, il padre crea un albero da qualche parte. Beh, semplicemente, ammesso che io abbia la capacità di discernere ciò che i miei occhi percepiscono, ammesso, insomma, perché occorrono milioni di anni affinché ci si organizzi, perché i nostri sensi possano vedere qualcosa e ci sia qualcuno all'interno che discrimina all'interno di queste vedute e possa dire, insomma, all'inizio non si percepisce la differenza tra se stessi e un albero. Del resto, ogni tanto quando si parla di illuminazione, le esperienze di illuminazione sono simili a questo senso di essere un tutt'uno con la creazione, tutt'uno con il Padre. Ci sono persone che descrivono che guardando la natura si sentono parte integrante di questa natura. Io personalmente ho avuto un'esperienza tantissimi anni fa ed è stata estremamente interessante perché stavo osservando un albero e a un certo punto ho percepito come se avessi delle radici, come se qualcosa di me andasse sottoterra, fino a toccare le radici di quell'albero e in realtà quando stavo osservando l'albero stava osservando me ed eravamo una cosa sola attraverso questo tipo di intreccio sotterraneo. Beh, un'immagine, magari a quell'epoca, non so, avrò bevuto, non so, sarà successo qualcosa, però è stata un'esperienza sicuramente estremamente importante per me, perché mi sono reso conto che io non ero solo quell'essere razionale che andava in giro, che andava a scuola, che andava a giocare, che andava in motorino, ma mi sono reso conto, avendo questo tipo di esperienze da ragazzo, che insomma la realtà era molto diversa. E questo mi ha aiutato molto, anche se al momento vivevo la cosa senza dare dei significati molto importanti. Vivevo la cosa così, me la godevo perché è un'esperienza trascendentale,
quando si sente che non c'è differenza tra te e l'altro, nonostante tutto c'è quello spazio, tu stai osservando qualcosa, questo è un miracolo. E in questa esperienza mi sono reso conto di che privilegio avevo nel vivere questa cosa, del privilegio che avevo di essere distaccato dall'albero falsamente, per poi potermi identificare con l'albero. È un po' come staccarsi da qualcosa e poi ritrovarlo in seguito. E questa è la storia dell'evoluzione umana, insomma. Quindi all'inizio, quando siamo queste statuette d'argilla, a parte che non so se abbiamo degli occhi o dei sensi, perché i sensi richiedono milioni di anni per essere, insomma, se il padre non crea qualcosa da vedere, i miei occhi non saltano fuori, eh? Se il padre non crea qualcosa da assaggiare, le papille gustative non ci sono, è tutto legato, no? Vedete? Però affinché io possa stabilire di essere io sono, devo entrare in un gioco di falsità, di finzione. Cioè devo un po' alla volta entrare in un gioco in cui stabilisco me stesso, non in base ad un senso comune di esistenza, a un'unica appartenenza, ma in base a delle differenze. Quindi incomincio a osservare il mondo, all'inizio non vedo differenza tra me e il mondo, poi un po' alla volta incominciano le identificazioni. Le identificazioni fanno in modo che un po' alla volta questo guscio che mi si crea intorno mi dà l'impressione di essere separato, e in effetti sono separato, perché questo guscio, il ruolo del guscio, è proprio quello di farmi sentire separato dal mondo esterno. Allora noi viviamo in un momento evolutivo in cui siamo riusciti e riusciamo facilmente, crescendo, cioè nasciamo dalla nostra madre, poi crescendo ci ritroviamo tutti con un guscio, perché oramai l'evoluzione è arrivata a un momento in cui è una cosa scontata, diciamo così. Non esistono persone che non abbiano un guscio, ognuno ha un suo nome, un cognome, un'appartenenza e tutto un insieme di cose nelle quali si organizza per riconoscersi. Bene, mi piacerebbe farvi vedere più in profondità, ma penso di avervi dato l'idea, anche se superficiale, dell'importanza di poter osservare il mondo esterno e potersi disconoscere dal mondo esterno. E tutto questo processo di distanza, questo processo in cui l'anima opera questa distanza col mondo esterno, è un processo, oserei dire una parola un po' forte, è un processo violento, è un processo conflittuale. La storia dell'umanità comincia con Caino e Abele che si danno delle gran mazzate, uno dà delle gran mazzate a un altro, questa è la storia dell'umanità. Appena usciti dall'Eden, l'Eden sarebbe quella situazione in cui non si percepisce la differenza, ci si sente un tutt'uno col padre e si accetta quello che il padre ci dà, poi a un certo punto avviene questo distacco, e questo distacco, quando ci mandano fuori dall'Eden, ci dicono: sta attento che adesso tu conoscerai la sofferenza, dovrai lavorare per procurarti quello che ti serve, eccetera eccetera, che la puntizza simbolica è estremamente interessante. Mi devo allontanare e lo devo fare, se voglio acquisire identità di me stesso, lo devo fare purché questa cosa sia finta, perché non posso mai uscire dalla sostanza del padre, vedete? So che è un discorso filosofico, però queste cose si possono percepire interiormente, certo non in 5 minuti magari, però un po' alla volta, vediamo come organizzare il lavoro in futuro, si può proprio percepire interiormente questo cammino, insomma. Noi adesso siamo in un punto così molto strano, l'umanità è in grado di costruirsi automaticamente questo guscio, ognuno di noi ha un guscio, però guarda caso è arrivato il momento di distruggere questo guscio. E se vedete, questa cosa è folle, perché passiamo una parte della nostra esistenza a crearci questo guscio, e a un certo punto, quando cominciamo a fare un lavoro su noi stessi, ci viene detto: bene, adesso abbandono le tue identificazioni. Ed è una cosa paradossale, fuori di testa. Ma come? Io ho lavorato per anni per essere qualcuno, per essere diverso dagli altri, per avere degli interessi diversi dagli altri, per considerare me stesso diverso dagli altri. Poi vado da qualunque saggio che mi parla e mi dice: bene, adesso abbandono le tue identificazioni, quindi incomincia ad accettare che questo guscio si può rompere affinché tu possa nascere. E dato che siamo in quel punto di mezzo, è il momento più difficile. Tra 1000 anni, 2000 anni, forse 10.000 anni sarà molto più facile, perché automaticamente, crescendo, ci creeremo un guscio, e questo guscio comincerà a inclinarsi,
la luce incomincerà a entrare, la realtà comincerà a entrare e questo sarà un processo naturale. Adesso non è naturale. Adesso la distruzione del guscio richiede un impegno, cioè richiede quello che è il lavoro su di sé. Però bisogna comprendere il perché questi saggi dicono che ci dobbiamo incominciare a disidentificarci da noi stessi. Allora, ieri abbiamo visto che ogni volta che la luce entra, ogni volta che c'è una crepa in questo guscio, è la realtà, ovvero la bellezza che c'è nel mondo esterno, che cerca di entrare nella nostra vita. Abbiamo anche visto che, così come il mondo è organizzato adesso, quindi sotto il potere di Matrix, chiamiamolo così, ognuno di noi prova delle grandissime sofferenze ogni volta che questo guscio si incrina. Ecco perché è importante, in questo lavoro che stiamo facendo, spero che tutti quanti possano capire, è importante sapere il perché mi devo disidentificare da qualcosa e sapere soprattutto in che modo farlo e sapere quali sono i risultati di questa progressiva disidentificazione di me stesso. Le identificazioni le abbiamo viste ieri, ognuno di noi ne ha migliaia, con la famiglia, col nome, con la scuola, col sesso, con la professione, qualsiasi cosa, gli interessi, le idee, le nostre emozioni, il nostro modo di vedere il mondo. E abbiamo visto che il processo di rottura del guscio porta un'enorme sofferenza, ovvero porta l'offesa, porta il risentimento, porta lo smarrimento, porta angoscia. Allora, questo l'abbiamo un po' visto ieri, però ancora qualche parola in più vorrei dirla. Perché provoca angoscia? Perché provoca smarrimento la rottura del guscio? Beh, è molto semplice. Perché fino a un attimo prima che questa apertura si crei, noi abbiamo un'idea del mondo che è quella del nostro guscio. Però abbiamo questa idea del mondo, ma non abbiamo idea che questa concezione sia falsa. Anche se poi lo leggiamo nei libri, perché leggiamo tutti i libri di risveglio, ci dicono la stessa cosa, però bene o male non abbiamo questa idea della falsità che ci siamo costruiti. Lo dico anche in senso buono, la parola falso, non lo dico in senso cattivo. Se ho necessità di credere in qualcosa che non esiste, perché questo è evolutivo, lo faccio. Se ho necessità di credere che io e il padre siamo due cose diverse, che il padre è da qualche parte nel cielo e che io sono qua e che posso fare quello che voglio, perché no? Se questo mi aiuta ad avere coscienza di me. È importante capire queste cose, perché altrimenti c'è il rischio di lavorare su di sé per eliminare qualcosa di brutto all'interno di noi, ma non è affatto qualcosa di brutto. E questo lo si ritrova ogni tanto nel lavoro su di sé. C'è qualcuno che parla di queste identificazioni come qualcosa di brutto, qualcosa che non va. Non è assolutamente così. Dobbiamo benedire le nostre identificazioni perché ci hanno permesso di arrivare ad avere la coscienza di noi stessi e con questa coscienza noi osserviamo il mondo esterno. Però se incominciamo a fare un lavoro su noi stessi, evidentemente chi parla in questo momento sono io, vi devo dire attenzione, perché quel mondo è un mondo finto e è talmente facile da capire questa cosa, è talmente facile da capire. Che è difficile che qualcuno dica no, il mio guscio è il mondo vero, il mondo reale, e fuori le cose che succedono, quello che dicono i saggi non ha senso. Non è per niente così. Allora, in questo periodo evolutivo è arrivato il momento in cui ognuno di noi incomincia a guardare serenamente le proprie identificazioni e incomincia ad accogliere la luce che entra attraverso il guscio. Ma se crea sofferenza, perché dovremmo fare questo lavoro? E ieri ve l'ho accennato, perché se noi non facciamo questo lavoro, la vita lo fa al nostro posto, cioè quando il pulcino deve nascere, il guscio si rompe, entriamo nel mondo reale, entriamo nella vita. Quindi o aspettare che la vita lo faccia al nostro posto, e molto spesso lo fa, come abbiamo visto ieri, attraverso traumi, malattie e situazioni estremamente pesanti, oppure ci prendiamo la responsabilità di farlo consapevolmente tutti i giorni, cercando di distaccarci dai nostri attaccamenti per arrivare a concedere alla luce di entrare. Allora, queste sofferenze che entrano sono finte come le identificazioni e sono tanto più dolorose quanto più l'identificazione è grande, quindi è molto semplice.
lavorando su noi stessi e alleggerendo il peso di questa identificazione, semplicemente incominciando a pensare che stiamo vivendo in un mondo di follia che non ci appartiene, che non è la nostra casa, ma che il mondo reale sta all'esterno. E vi ho già ricordato ieri che il lavoro su di sé, almeno come lo concepisco io, non è qualche cosa che voi accettate il venerdì sera perché andate a una conferenza e dimenticate completamente il sabato mattina, perché questo non porta assolutamente a niente. Questo porta, anzi, a incollare al guscio quella che voi pensate essere il lavoro su di sé. E io conosco tantissime persone, tantissime, ma ne conosco veramente centinaia, forse migliaia, che hanno fatto il lavoro su di sé un'altra identificazione. Tantissimi, ne conosco tantissimi, i quali non accettano neanche più di sentirsi dire queste cose, perché si sono organizzati in un mondo interno, in un certo modo, in cui hanno l'impressione di fare un lavoro su di sé. Ma il lavoro su di sé non ci sono tanti metodi, insomma. Il lavoro su di sé consiste, ci sono delle cose ben precise che vedremo poi alla volta. Nel caso del guscio, il lavoro su di sé consiste nell'accettare consapevolmente la rottura di questo guscio. Anche perché all'inizio si presenta con delle piccole crepe e quindi siamo in grado di affrontare questa cosa. Ma ci sono in giro tantissimi che si occupano del lavoro su di sé, ma che in realtà non lo stanno facendo, perché ogni volta si offendono, ogni volta vedremo, ci sono tutta una serie di meccanismi che vanno affrontati. E questo non dipende da me, perché lo dico, da qualcun altro, è semplicemente una cosa che vi sto parlando, di qualcosa che è in un contesto di logica spirituale. Quello che cercherò di fare un po' alla volta con voi è darvi delle basi per poter pensare in un mondo completamente diverso. Completamente diverso. Noi usiamo la logica orizzontale, la logica di tutti i giorni, che ci serve per lavorare, per fare le nostre cose, per conoscere gli altri, per comunicare. Ma esiste una logica spirituale che sta in piedi, cioè esistono tutta una serie di dati che possono essere sperimentati, che possono essere visti e che un po' alla volta ci portano a pensare in un modo completamente diverso. E l'impegno del lavoro su di sé deve essere totale, globale, il che non implica poi nient'altro che all'inizio che una grande osservazione, un grande impulso. Poi vi insegnerò come coltivare l'impulso. Cos'è l'impulso? L'impulso è questa forza che non vi deve mai più abbandonare. 24 ore su 24 dovete arrivare un po' alla volta e lavorando, io spero che lo potremo farlo insieme, portarvi ad avere 24 ore su 24 questo impulso verso la liberazione, verso il mondo reale, questo impulso verso il mondo reale. Poi per mille volte ricadremo di nuovo negli stessi meccanismi, per mille volte ci arrabbieremo, non importa, ma quando voi mettete in atto questo impulso, o questo osservatore forse, o questa parte di voi stessi sempre, sempre, sempre presente, si può fare, e vi spiegherò come, ecco che allora un po' alla volta tutte queste esperienze di sofferenza scompaiono, fino a diventare, come abbiamo visto in questi giorni, risata, sorriso, vi ricordate? Fino a quando riuscirete a vedere i problemi esistenziali con una risata e li risolverete con una risata, perché un po' alla volta vi renderete conto che tutte quelle centinaia di migliaia di identificazioni che vi siete incollati addosso sono dei giochi, sono un gioco che vi serviva per diventare grandi, adesso siete grandi e non ne avete più bisogno, non siete più il vostro motorino. Il vostro motorino vi serve, ma non siete più il vostro motorino. La vostra felicità non può più dipendere dal motorino, non può più dipendere dalla televisione, non può più dipendere dal fidanzato, non può più dipendere dalle tasse, non può più dipendere da tutto questo. Mentre nel mondo irreale la nostra felicità dipende da tutte queste identificazioni. E dato che il nostro guscio continua a incrinarsi, allora cosa facciamo? Come si può fare per tappezzare di nuovo il guscio dove si crepa? Guardate che è proprio se immaginate di avere una cazzuola con del cemento, è proprio così, è proprio così. Quando ci sentiamo offesi c'è questa crepa, da questa crepa passa della luce, questa luce ci provoca sofferenza, lui mi ha detto che non sono bella, bene, panico, allora cosa si fa? Si prende la cazzuola, il cemento e basta pensare, quello che ha detto questa frase è un deficiente, è finita. Molto semplice, mi hai offeso, ma non vale, se non vale niente, se sei uno stupido,
E allora ci si mette a posto, no? Poi sai, Ruben, che volevo parlare un po' di questo tuo... Posso parlare tranquillamente, no? Perché un giorno ho letto di Ruben che parlava di aver subito una discriminazione, no? E io leggevo e ridevo, ma non perché è una cosa serissima. Però che cos'è la discriminazione? Naturalmente è una cosa sbagliata che va eliminata e va bene, però io parlo di te, non di chi fa queste cose, perché il mondo è pieno di gente che ci insulta e che ci tratta male. Questo non si può sperare che da domani mattina questa cosa non esista, esisterà sempre. Invece, e te l'avevo detto, ti vorrei parlare del privilegio di subire una discriminazione, perché la discriminazione ci permette di guardare il mondo reale, perché nessuno ti può offendere in ciò che tu sei realmente, ti possono offendere solo o discriminare solo in ciò che tu non sei, in ciò che tu hai tappezzato, in ciò che tu credi, e allora arriva la sofferenza. E allora cosa succede? Se noi abbiamo quell'impulso, riceviamo la discriminazione, perché tutti quanti noi in un modo o nell'altro riceviamo discriminazioni e offese, e tanto più si diventa consapevoli e tanto più si ricevono queste cose, sappiamo subito, se abbiamo questo impulso, ci rendiamo subito conto del privilegio che abbiamo di ricevere questa discriminazione, perché forse quella discriminazione vuol dire che per noi è arrivato il momento di guardare quella cosa che mi ha offeso e di eliminarla, ma non per dar ragione all'altro, perché il lavoro su di sé non c'entra poi con gli altri sono solo dei messaggeri inconsapevoli, e la qualcosa ci fa incazzare, ve l'ho detto ieri, ci fa incazzare che siamo inconsapevoli. Se Gesù mi dicesse questa cosa, allora l'accetterei. No, la gente non lo sa, ma sono dei messaggeri comunque. Allora sono discriminato, l'impulso cosa dà? Che fortuna che oggi è così. Questo è il lavoro su di sé. Se noi andare a una conferenza la domenica, il lunedì perdersi completamente, ed è diventato così il mondo del lavoro su di sé, cioè è un mondo di conferenze della domenica in cui poi lunedì ci si dimentica completamente di come sono le cose. Allora, per arrivare a questo punto, però, vedete come occorre questo intento, bisogna sempre coltivarlo dentro di sé, ci vuole questa forza, la quale forza poi si disperde, mi rendo conto, e queste riunioni, queste conferenze, questi incontri che noi facciamo dovrebbero servire anche a riattivare in voi questa forza. E so che succede, e so che è così, e so che ogni volta che parlo le persone che ho davanti le vedo, proprio le sento, che riattivano questo impulso. È vero o no? Lo riattivano questo impulso. È un po' come se ogni tanto avessimo bisogno di andare da qualcuno che ci ricorda quello che sappiamo già, perché nel mondo del lavoro su di sé adesso sanno tutto, perché le informazioni oramai sono... Qualsiasi cosa si può sapere, basta cliccare, sapere cosa cliccare, leggere e uno a posto. Ma da internet non arriva questo impulso, perché questo impulso è qualcosa di umano, è fuoco, è qualcosa che si passa attraverso gli occhi, l'amicizia, l'affetto che abbiamo gli uni per gli altri, la fratellanza, l'amore, vi riconosceranno, dice lui, dall'amore che avete gli uni per gli altri. Non è un capolavoro. Vorrei chiederti se potevi spendere due parole su questa cosa qua, perché... Per quanto mi riguarda, lavorando su di me, c'è stato un momento, ci sono i momenti in cui, in alcuni momenti è più forte, in altri non lo percepisco. C'è questo cambiamento, lo vedo, lo sento, ma è come se dà un senso di smarrimento questa cosa, perché mi rendo conto che non sono più quello di prima, che il guscio è cambiato, è diventato più trasparente, me ne rendo conto. Però al tempo stesso questa cosa, non sono ancora pronto per questa cosa. E quindi un po' uno sbalzare come una pallina che va avanti e indietro. Probabilmente non mi muovo, non è che mi muovo avanti e indietro, è che sono lì, ma quello che c'è davanti a me non è ancora concreto, o non lo sento ancora come tale. E al tempo stesso mi rendo, anche se sono ancora tirato un po' indietro, mi rendo conto che non devo più indietreggiare, che devo continuare ad andare avanti. Questo è un po' il problema di tutti i numeri 4 per qualunque cosa. Se puoi dire qualcosa su questo, perché veramente ci sono dei momenti in cui, nei momenti di più grande difficoltà, mi sono chiesto chi sono. Ti ricordi una volta in macchina ti parlavo che è come se avessi visto delle macerie. Un giorno eravamo... Ho passato tanto tempo ormai.
Una vita. Due anni almeno. Ah, almeno 2 anni. I ragazzini è 2 anni, cioè, per noi 2 anni. Gli stavo dicendo che era successa una cosa particolare la sera prima. Il giorno dopo mi sono svegliato, avevo dormito, avevo fatto la notte a riflettere, non so, partito per qualche mondo irreale. La mattina dopo mi sono svegliato e gli ho detto: ma a volte, da quando sono qua con te, è come se ogni tanto mi guardi intorno e tutto quello che sono stato fino adesso non c'è più, e le vedo proprio come delle macerie, come qualcosa che non mi regge più, che non è più mio, non mi serve più. E dove vado? Se tutto quello che ho fatto fino adesso sono macerie, dove vado? Cosa sono? A volte anche proprio cosa chi sono? Cosa faccio? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Quindi, se volevi parlare un attimo di questo, sì, perché secondo me riguarda prima o poi riguarda tutti quanti. Sì. È una condizione penosa, non c'è alcun dubbio che sia così. E questo suscita la compassione degli esseri illuminati, i quali ci guardano e vedono questa pena, perché è una pena. Perché si esce da un mondo che ci si è costruiti con una fatica bestia già, e non si sa in quale mondo ci si va, non si sa, non si capisce, non si sa ancora in quale mondo si va. E qual è il sistema? Quando si esce da un mondo che sta crollando e si entra in un mondo che ancora non si conosce, il sistema, ve l'ho detto ieri, la fede. La fede è: caro Gesù, com'è il regno dei cieli? E lui dice: sta tranquillo, non ti preoccupare di quello. E io non mi preoccupo. La fede ha una forza incredibile. E questa sembra, lo so che sembra, però noi siamo dei bambini nel mondo della crescita spirituale, siamo ancora degli adolescenti, insomma. Per cui non possiamo pretendere, non siamo ancora degli adulti, non sappiamo maneggiare il mondo reale ancora. E allora, entrando nel mondo reale, ci rendiamo conto, è un periodo penoso perché lasciamo tutte quelle cose, queste macerie dietro di noi, però ancora, dato che nessuno ci ha mai insegnato a distinguere tra ciò che noi siamo realmente e ciò che noi non siamo, dato che abbiamo sempre considerato, vedete, la stragrande maggioranza dell'umanità considera di essere una cosa, cioè con un certo nome, cognome, una cosa, ma non siamo una cosa, ne siamo almeno due, cioè noi abbiamo una parte che non è reale e una parte che è reale. Su questo è importantissimo lavorare, vederle, osservarle, poi si può fare la vita, può procedere uguale al giorno prima, non c'è niente di strano da fare, però vedere ciò che è reale e ciò che non è reale, un po' alla volta si può fare, si deve fare, perché in questa visione del mondo, di ciò che è il mondo, è realmente, allora il mondo nel quale vado non è più sconosciuto, non è più fonte di apprensione, perché lo conosco già da prima. Allora, vediamo un po', per esempio. Beh, fate affidamento a tutti i vostri momenti di gioia, qualunque essi siano, e quello è il mondo nel quale andiamo. Non è così difficile, eh? Non so, ricordatevi, ritualizzate adesso, se volete, un momento di gioia. Uno qualunque. Quello è il mondo reale, si va lì, ma qual è il problema? C'è l'inghippo, naturalmente. Il problema è che non essendo noi abituati a distinguere tra quel momento di gioia e tutto ciò che ne consegue, cosa vuol dire questo? Vi dicevo, per esempio, quando ci si innamora, cosa accade? L'innamoramento è uno stato di gioia ed è il mondo reale, perché nel mondo reale la situazione normale sarà quello di essere innamorati del mondo, innamorati di tutto ciò che accade. È così, naturalmente, non è difficile da vedere. Ma qual è il problema? Che nel mondo irreale, nel guscio all'interno, quando accade l'innamoramento, che comunque è una rottura di quel cavolo di guscio, bene, non riusciamo a distinguere tra quella gioia reale e tutta quella serie di piaceri che a spirale scendono fino a trascinarci e dire: io lo amo così tanto che l'ho accoltellato. Perché? E poi lo stesso cammino, si parte da uno stato di gioia che corrisponde al mondo reale e ci si trascina penosamente in qualche cosa, in una serie di amori che si trascinano e che non hanno più senso, pensando che quello sia ancora quel momento di gioia che abbiamo vissuto all'inizio.
Ecco perché è importante guardarsi dentro e distinguere 24 ore su 24, ogni istante si può fare. Qualsiasi cosa vi accada, voi sapete chi riguarda. Guardate che bello. Pensate che da domani mattina vi svegliate, tutto quello che sentite, che fate, tutto quello che succede lo sapete rapportare al mondo reale. Lo sapete rapportare a ciò che voi siete realmente, quindi lo vedete. E quando questa sostanza così delicata si abbassa in qualità, si concretizza verso il basso, lì sapete che state precipitando nel mondo reale. Ma le persone non lo sanno questo e vivono un'esperienza di anni, quando invece il momento del mondo reale è durato forse qualche minuto. Mi spiego? Qualche minuto. Per esempio, il fatto di identificarsi con qualcosa è meraviglioso. Quando vi regalano qualcosa e dite: ma che bello questo, no? Che bello, sono così felice. Perché? Perché è giusto, no? Essere felici quando ci regalano qualcosa. Però poi dopo qualche minuto cosa c'è? Nasce la paura di perdere questo qualcosa. Sono due cose diverse, sono due mondi diversi, completamente diversi. E cosa ci vuole per diventare consapevoli che sono due mondi diversi? Perché funzionano in un modo diverso, un po' vi spiegherò per filo e per segno come funzionano questi due mondi, capite? Allora, sì, quando si guarda il mondo reale ci si dice: perché non si è abituati a vivere nel mondo reale? E allora sembra così fuori, non abbiamo questo impulso forte per poter buttarci. Allora i saggi dicono che l'entrata nel mondo reale è come un salto nel vuoto, lo descrivono così. Ecco perché questo richiede fede, perché chi ha voglia di saltare nel vuoto? Però se noi facciamo un lavoro su di sé tranquillo, progressivo, ci troviamo in quel punto in cui gradatamente noi possiamo permettere alla vita di distruggere le nostre identificazioni e entrare nel mondo reale serenamente, si può fare serenamente. Faccio un altro esempio. Questo tipo di lavoro che io propongo è un lavoro scassa guscio, no scassa palle come bisogna dire, è un lavoro scassa guscio, perché il solo fatto di venire qua o di ascoltare da qualche parte queste cose e di sostenere, no? Chiaramente di prenderle, no? Dato che sono accompagnate da una certa forza, queste cose che io vi propongo sono rompi ghiaccio. Perché? Perché provocano un certo smarrimento, che provocano una certa sofferenza. Poi uno va a casa e dice: cavolo, stavo meglio stamattina. Vedete, no? Uno si sveglia stamattina, magari una giornata di quelle in cui uno sta benino, poi va a sentire alla sera una conferenza e quell'altro ci dice: no, guarda che quello non è il mondo reale, guarda che poi un po' alla volta tutte le tue identificazioni, cioè uno stava meglio prima. Se il lavoro su di sé è fatto bene, condotto avanti bene, è fastidioso, è un qualche cosa che provoca disagio. Chiaramente avete già capito come si fa a risolvere questo disagio. Basta dire che quello che parla è un imbecille. E quindi, quando voi parlerete di queste cose, o che non avrete forza, e allora non create crepe e non date fastidio a nessuno, ma dal momento in cui aggiungerete forza, fuoco in quello che dite e sarete in grado di richiamare le anime, perché questo ve l'ho già parlato in passato, ma sarà qualche cosa che ribadirò ancora in futuro, quando avete qualcuno che parla con una certa forza, con un certo fuoco, sembra strano, ma la vostra anima arriva ad ascoltare, proprio come ieri sera Daphne, che si è seduta, una bambina, è lì con gli occhi aperti al mondo, ha sentito qualcosa di strano, perché le persone parlare ne vede tutti i giorni, però si è seduta e mi guardava con gli occhi così e poi ha detto al papà e alla mamma: ma come fa a sapere tutte queste cose? La bambina piccola. E la mamma e il papà giustamente: sai, le ha imparate a Phuket. Allora lei ha detto: ah, capisco. Quindi adesso ogni volta che verrà su a trovarmi andrà in giro a cercare dove si imparano queste cose, no? Questi occhi da bambina, vedete? Allora, più avete forza nel vostro essere, più avete intento, più avete impulso, e più le persone cercheranno di distruggere la vostra figura per poter di nuovo tappezzare il guscio. È un meccanismo, è una stupidaggine. Naturalmente,
colui che parla, colui che, perlomeno nel mio caso, io so benissimo che questa è una cosa naturale, normalissima, quindi non mi sentirò mai discriminato, perché so benissimo in partenza che muovendo delle energie, muovendo dei sentimenti molto forti all'interno delle persone, queste persone possono o innamorarsi dell'insegnamento e avere il coraggio di proseguire, perché è un po' la storia del mio vicino, no? In tanti momenti lui veniva e mi diceva: no, io me ne vado perché mi hai proprio rotto le palle, giusto o sbagliato. Poi è un suo problema, è la sua vita, nessuna insistenza, niente. Poi tornava dopo un'ora: no, però ci ho pensato bene, forse è il mio guscio che si rompe. Ok, fa un po' te, io non, cioè, io ti dico come sono le cose, perché poi siete voi che decidete di imparare o di non imparare. Però, e questo è un altro scopo di del lavoro che sto proponendo, vorrei che le persone diventassero consapevoli di quale energia si muovono quando si fa questo tipo di lavoro. Mi piacerebbe che le persone, quando vanno a una conferenza, siano in grado di stabilire chi hanno davanti, perché non è difficile. Chi è che mi sta parlando? Cosa mi sta muovendo? Cosa sta succedendo dentro di me? E soprattutto che le persone siano in grado di reggere ciò che accade all'interno. Perché se venisse Gesù da qualche parte a fare un incontro, io a volte mi immagino il discorso della montagna, mi vengono i sudori freddi. Non so se c'ero, ma se ci fossi stato sarebbe stata una cosa, ce lo faremo magari in futuro, vi leggo un po' queste cose. O le beatitudini, le beatitudini. Ecco, per esempio, chi andrà in paradiso? Chi andrà in paradiso? Sembra che adesso il mondo si stia dividendo in due, anche il Vangelo dice queste cose, cioè che a un certo punto ci sarà una parte degli esseri umani che avrà accesso a un certo tipo di mondo, probabilmente non sarà ancora il paradiso, ma sarà un mondo, diciamo, migliore da un certo punto di vista, e un'altra parte, grande parte dell'umanità, che vive talmente il conflitto e la violenza ancora, che non sarà assolutamente in grado di reggere la bellezza e la luce di questo nuovo mondo. Cioè, noi vogliamo cambiare il mondo, sì, ma questo mondo siamo in grado di reggerlo? Parliamo di ecologia, parliamo di rapporti fraterni, siamo in grado poi veramente di dire: boh, rinuncio a qualche cosa che sto mangiando, rinuncio a qualche privilegio, però staremo tutti meglio? Riusciremo a scardinare il giudizio che abbiamo gli uni nei confronti degli altri? Non lo so, forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Allora, se effettivamente ci sarà questa divisione in due dell'umanità, io tante volte mi sono chiesto se faccio parte di questa schiera di persone che entra a far parte del nuovo mondo, perché non è così scontato. E sapete qual è la risposta? Stasera non posso lavorarci su questo. È proprio leggere le beatitudini. E quando Gesù dice beati questi, beati gli altri, dice a un certo punto anche beati coloro che sono perseguitati. Allora, mi sto chiedendo, noi che facciamo parte del mondo dei lavoratori su di sé, quando arriva una persecuzione, la prendiamo come un'offesa e lavoriamo per cementificare il nostro guscio, poi però siamo convinti che noi siamo i buoni, che faremo parte del mondo nuovo. Vedete cosa voglio dire? E Gesù, beati coloro, ma non beati coloro perché... Non perché sono lì come dei deficienti, lì che di to, punto, fa niente, dopo quello ti premia, quello dice. Non è così, non è come è premiato perché dice un sacco di botte, no? Dipende da come voi prendete queste cose, no? Da come voi le vivete interiormente, chiaramente, perché se prendete un sacco di botte e odiate, maledite tutti quelli che ci sono intorno, dice: ti prendo per il nuovo mondo, non ti prendo. Ma è colui, coloro che riescono a trasmutare quella cosa. Perché? Che cosa vuol dire quella cosa? Cosa vuol dire quando io sono perseguitato e riesco ad andare oltre quella cosa? Perché sono pronto per il mondo nuovo? Sono pronto per il mondo nuovo perché in quel momento dimostro di sapere chi sono realmente. Mentre quando reagisco all'offesa, lì dimostro che non so chi sono. Non sono degno del nuovo mondo, non so se mi spiego, è una cosa delicata. Se io sono convinto di essere le mie identificazioni,
e voglio partecipare a un mondo in cui queste identificazioni si distruggono. È un disastro. Allora andiamo da Gesù e diciamo: Gesù, sono stato discriminato, mi mandi nel nuovo mondo? Lui dirà: scusa, non è una questione di discriminazione, è una questione di come tu hai vissuto questa discriminazione, perché questa discriminazione ti stava dicendo: caro fratello, chi sei tu realmente? Non so se mi scrivo, no? Sei colui che si offende e vuoi andare nel mondo nuovo? Ma nel mondo nuovo è come il mondo vecchio, allora, perché vai nel mondo nuovo sperando che nessuno ti offenda mai. Ma non è questo il mondo nuovo, questo è il mondo di tutti. Ognuno si chiude in casa e spera che non abbia mai rotto le scatole, non è così? E questo è il concetto di felicità del mondo vecchio. Il concetto di felicità del mondo vecchio è sparato all'esterno, cioè se all'esterno nessuno mi dà fastidio, io vivo felice. Ma è questo il mondo reale? Per niente, perché è il mondo della fratellanza. Allora, caro Gesù, io sono stato discriminato, sì, ma non è la discriminazione che conta, è la forza con cui io sono riuscito a sorridere e a ridere di quello che mi è successo, un po' alla volta. Sono riuscito a capire chi sono realmente e a capire le tue parole, Gesù, quando tu dici: guardate, accumulate tesori che nessuno vi può portare via, che siete voi, il vostro bagaglio, ciò che voi siete realmente. Allora lui parla, noi non lo ascoltiamo perché facciamo il contrario di quello che dice, poi però abbiamo un'idea che, facendo parte del mondo New Age, non so se mi spiego, entriamo a far parte, non si capisce per quale ragione, di questo mondo nuovo. Non si capisce per quale ragione, eh? Io non so, e questo discorso lo faccio per me. Poi guardo il mondo intorno e dico: boh, mamma mia, lo faccio per me. Cioè mi guardo e dico: ma io sono degno di entrare in questo mondo? Lo faccio col sorriso, tranquillamente, ma e ognuno di noi dovrebbe fare questa cosa. Ci leggeremo le beatitudini e vedremo se facciamo parte di qualcuna di quelle e categorie che diventa traslucido. Quindi, col grosso vantaggio che vi dicevo prima, sono sempre io, perché mi riconosco non più nelle cose che muoiono di me, ma nelle cose che sono mie davvero, quelle di cui parla Gesù. Allora, per esempio, cosa c'è? Cosa ricopre questo involucro? Le emozioni superiori. Se io ho sviluppato la compassione attraverso di me, quella resta all'infinito. E quella sono io. Quindi riconosco me stesso non più attraverso la mia bicicletta, il mio conto in banca. Riconosco me stesso attraverso la mia capacità di amare, attraverso le mille sfaccettature. Quindi possiamo immaginare questo involucro come colorato. Se ogni emozione superiore avesse un colore, sarebbe un'esplosione di colori. Quindi l'affetto, non solo l'amicizia. Chi di noi non ha coltivato un'amicizia, chi di noi non adora questo sentimento, no? L'amicizia, stare insieme, la condivisione. Beh, se abbiamo lavorato sull'amicizia, questa amicizia lì è lì, siamo noi. Vedete che meraviglia? Però, non avendo più la grossolanità delle emozioni basse, perché se io adesso sono identificato nella gelosia, la gelosia ha un colore denso, ha un colore che non riesce a far passare la luce chiaramente, quindi il mio guscio è denso non solo come sostanza ma come colore anche. Potremmo dire che un certo tipo di gelosia violenta ha un colore marrone come la merda, come, cioè, voglio dire, e quindi possiamo immaginare il nostro guscio come marrone, che no, cioè un guscio di merda. Capite? Ma se questa cosa scompare, già un po' di sapore, c'è anche l'odore, un po' di merda, si scretola, diventa secca, come quella delle mucche, diventa secca, si scretola, e resta l'essenza, la cosa più... sparisce quella cosa e entra in campo, non so, l'amore che posso provare per l'altro, l'amicizia, l'affetto. Tutte le emozioni superiori di cui parleremo un po' alla volta, no? L'affetto, non so, il sentimento di appartenenza, di condivisione. Non è bello condividere? La comunicazione è una gioia incredibile, comunicare, parlare, intendersi, no? E tutte queste cose sono lì e diventano il nostro mondo reale. Allora, io mi riconosco perché quella cosa sono io. Però quell'identificazione non mi impedisce di vedere il mondo reale fuori, vedete, capite? Anzi, osservo il mondo reale attraverso questi colori, questa grande bellezza, questa grande fantasmagoria, questa grande caleidoscopio, no?
fino a quando poi i colori diventano sempre più fini, più delicati, più fino a quando poi nel numero 7 questi colori ci sono ancora, ma sono così delicati che tutto risplende nel bianco. Divertente. Quindi partiamo da dei colori molto densi fino ad arrivare alla luce. Allora si chiamano esseri di luce. Esseri di luce sono coloro che il cui guscio non ha più niente di in relazione al mondo al nostro mondo, al mondo di Matrix. E in effetti il numero 7 è, da quello che mi sembra di capire, è l'unico grado, il numero 7, consideriamo il numero 7, non si ha più bisogno di questo tipo di mondo. Questo tipo di mondo. Non abbiamo più nessuna risonanza col mondo delle persone, non esiste più i litigi, il condominio, non esistono proprio più. Non c'è più niente, alcuna traccia di litigio, di avversione, di competitività, sono scomparse definitivamente tutte queste cose che non hanno più senso, resta solo l'amore per gli altri. E allora quel punto, il numero 7, è, da quello che ho capito, è l'unico che può evitare di tornare. E quando il numero 7 torna, torna per compassione, per affetto nei confronti degli altri esseri umani. È quello che dice Gesù quando dice: voi siete nel mondo, ma non siete del mondo? Certo, esattamente così. Essere del mondo significa avere un guscio pesante e appartenere a questo mondo e non riuscire a liberarsi. Però si può essere nel mondo, ma non essere del mondo. E questo è l'obiettivo principale del lavoro su di sé, cioè vivere comunque in mezzo agli altri, però vedere l'assurdità dei comportamenti della vita di tutti i giorni e capire, non perché si fa un ragionamento, ma capire che diventa fonte di gioia per noi quella di aiutare gli altri a uscire da queste cose senza senso. Perché aiutando l'altro in quel momento ho, come dice il Vangelo, ho la mia paga.